Ti metterò lì di fianco. Tu, ok, infatti... Oh! Ah! Oddio, ti sta bruciando un occhio. Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video featuring... Ah, che sonno! Mi starete chiedendo perché questi sono così rimbambiti da fare queste cose fantastiche? Bene, non mette fuoco? Non ho capito, cioè mette fuoco? No, comunque... Bene, non sento niente queste cose, devo dire. Ecco, abbiamo le orecchie? Sì. Quelle mie? Ciao! E siete venuti su questo video senza leggere il titolo perché avete visto questi due bei maschioni. Si è venuta da sola. Quindi quello che vogliamo fare è uno push Red Hot Sauna maschera. Ok, ecco ciò di cui parlava Francisco, ossia la maschera che si fa essere un booster. No, che praticamente si scalda sul viso e fa effetto sauna. Ok, costa tipo 2 euro, quindi raga, la cosa non premette. Magari su Wish trovate un sauna a 2 euro. Poi, la cosa comunque non promette molto bene perché non si sa, va bene, ok. E abbiamo detto, vabbè, dai, proviamola per un video. Ciao, noi facciamo tutto per i video e le cose succedono sempre così, a caso, succede sempre il peggio in questi video comunque. Bene raga, allora io direi di iniziare immediatamente con questa fantastica maschica. Benissimo, quello. Allora, apriamo. Allora, abbiamo messo sotto la... Non fatelo un caso. Ok. Allora, dai, non è significativo, non l'abbiamo ancora provata, magari... Ci saremmo tutti i diritti per noi. Il problema è che, cioè, già ho i... delle imperfezioni sul viso, se poi questa cosa mi distrugge la faccia, oggi è sabato pure, non esco più, ok? Infatti... Oh! Apriamola. Che cazzo non la piace? Oh! Oddio, che schifo! Ma io... no. Che schifo! Senti l'odore! Ti la metti te questa. Ok. Sound mask glued head. Ecco! And shampoo makes up rotten land die kartoffeln mit fairy. Kartoffeln, patate, what? Ah, le patate così. Oh, cosa? No, vabbè. Ma che cavolo contiene? Comunque, bene. Allora. Spagnolo. Spagnolo. Mascara roja della tierra caliente. Uff. Kenji. Kenji. Roja y. Ma guarda che anche per me è difficile leggere. Sì, ma non si legge niente. Allora. Niente. Ma non esce niente, raga. Ma cos'è? È un pastone. Ma che schifo. Oh, ecco, sta uscendo. Stai fermo che cade. Devi stare. Oh, porca. È caduto tutto. Schifo. È calda, troppo calda. Ma veramente? Oddio, ti sta bruciando un occhio. Sì, lo so. Oh mio Dio, ma è davvero così calda? Vieni che te la spalmo dall'altra parte. Oh Gesù, raga. Brucia. Ma veramente brucia? Brucia. E vabbè, effetto sauna. Allora, qua dice... Ah, ecco, non hai letto cosa si deve fare per vedere, brava. Va bene, 5 minuti devi tenerla su. Abbondiamo perché la vita fatta così. Proprio... La senti fredda e meno un secondo diventa calda. Ma veramente? Sì, sì, sì. Infatti io pensavo che, non lo so, mi stava prendendo a fuoco. Un fuoco qualcosa. Bene, girati che dobbiamo abbondare qua. Sembra tipo body painting, non lo so. Bene, per carnevale sai cosa mettere, no? Ora Francisco me lo dovrà mettere sul viso. Ah, io? Sì, allora stai attento a non metterlo negli occhi. No, già con i capelli lasciamo stare le urla dei interiori che... schifo. Nino, nino, hai ragione! Oddio, calda! Ma guarda per me! Raga, non ci crede, è veramente calda! Amore, sei rossa! Sei un peperone! Che brutta! Stavo mangiando, però. Cioè, io non pensavo realmente fosse così calda. Ma veramente è caldissima. Cioè, rimaniamo ustionati qua. Ma
bagno, quindi rimaniamo ustionati. Amore, devo metterti. Pronto, 118, mi sono fatto male della maschera. Ci mette, cioè, sei talmente brutti che non ci mette neanche a fuoco la camera. It's time to... di toglierla? Sì. Di già? Io sì, ho passato 5 minuti. Ok. Ok, raga, cioè, guardate il colore, è super salmone. Io l'ho comprata a Tigotà, penso che ci sia in tutta Italia questo negozio. Allora, la sto tenendo su da 5 minuti e, cioè, non brucia più. Appena la metti, però è stra bollente. Oltretutto, ho visto che ci sono altre maschere, tipo maschera al cioccolato, maschera ai diamanti, all'oro, cose strane, io non lo so cosa sia, vabbè. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa questa cosa. Ok. Ok. Non so cosa faccia questa macchina in realtà. Dovrebbe aprire i pori, quindi far uscire col calore appunto i punti neri, lo sporcizia. Però speriamo che funzioni. Io penso sì, perché un passo qua le dita è un po' più soft. Sì? Sì. Allora, come vedete anch'io mi sono tolta la sauna facciale. Allora, noi non capiamo quanto effetto abbia fatto, sinceramente. Sicuramente era calda. Sì, quella sì era calda, sicuramente. Fino lì. Però come... secondo me sono tipo quelle maschere che dopo metterti la maschera devi farti qualcosa nella faccia, tipo cominciare a togliere i punti neri o cose del genere, perché da sola non attua tanto. Però ho fatto qualcosa, mi ha lasciato più molle la pelle. Più molle? Mamma mia. Più liscia. Più liscia. Bene. Muoio. Maria Pina. La mia opinione invece è che, allora, sicuramente calda, va bene, fino a lì ci siamo. La pelle, sì, mi è rimasta un pochino più liscia, però essenzialmente non so quanto abbia fatto del suo lavoro che doveva fare, ossia togliere, punire e cose. Quindi, subito dopo aver tolto la maschera, abbiamo appunto sciacquato il viso. E poi abbiamo applicato questa crema di Nivea Q10 Power, che sarà uno dei miei must che vedrete nel prossimo video che uscirà, ossia la parte 2 dei prodotti che io utilizzo per la mia skincare viso. Se non avete già visto il primo video, siete dei monelloni. L'hai visto? Sì. Ah, sarà meglio. Certo, amici, cioè io sono talmente gentile con voi che ve lo lascio qua sopra. Cioè, guardate, qua, questo cosino qui, esatto, è appunto quel video che è piaciuto tantissimo sia ragazzi che ragazze. Io sono super contenta. Bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e ragazzi ricordatevi, iscrivetevi al mio canale e soprattutto commentate e condividete. E ci vediamo nel prossimo video. Lasciate like. Ciao.